Era veramente, una volta è successo un fatto, io lo ricordo, ero un bambino, mio padre aveva 49 anni, stava per andare in pensione perché all'epoca si andava a 49 anni, la moglie De Bossi a 39, ma all'epoca si andava a 50 anni in pensione, per cui a 49 si stava apparecchiando alla pensione. Che successe? Che ci fu un disegno di legge. Che il disegno di legge si fa, no? Quando i parlamentari stanno lì, non sanno che fare, uno parla e gli altri disegnano, poi vengono colorati, il più bello vince. Ecco, c'era un disegno di legge, che diceva di prolungare l'età pensionabile dai 50 ai 55. Quindi mio padre ci rimase male, perché dopo due telegiornali, non lo capì subito, al secondo telegiornale l'ha capito, aveva capito che c'era questa ingiustizia in corso, si arrabbiò con mia madre. Sbatté il piatto della minestra e fece: Oh, ma che? No, e che? Ma te pare a te che? Cioè, no. Mia madre, sì, ma mo non t'arrabbiare, ho capito quello che dici, però. Hai ragione quando parli così, però in effetti che ti frega di andare in pensione adesso? Che ci vuoi andare a 50 anni, sei ancora giovane. E lavora in altri 5 anni, anche perché se vai in pensione te, poi stai dentro casa e impicci. Io c'ho da fare, c'ho da spicciare, c'ho da pulire, dopo te impicci, va a lavorare in altri 5 anni. Lo convinse e andò a lavorare altri 5 anni. 49, 54. Stava lì lì per andare in pensione quando ci fu un altro telegiornale in cui diceva che c'era una proposta di un disegno di legge, cioè uno disse: posso fare un disegno? E infatti fu premiato da subito perché fece pure la cornicetta in quanto si diceva di prolungare l'età pensionabile dai 55 ai 60, al che mio padre lo capì a un telegiornale solo, a mia madre si tirò sulle maniche e fece: Au, Anna! Ma che e mo non mi puoi dire che allora non so io ma qui uno famo oh e che mia madre zitto che te urli non te fa sentire la gente zitto che poi non so perché quando mio padre urlava mia madre si parlava così zitto. infatti c'avevamo paura e mio fratello a mia madre facevamo Mamma, non parlare così. Mamma, ti prego. Ti prego, mamma. Zitto, che ti urli. Non ti fa sentire la gente che sa che pensa. Ho capito, ma... Che ti strilli? Che sarà mai in altri 5 anni? A 60 anni uno è giovane. Su, dai, vai a lavorare che poi impicci dentro casa. Impicci! Mio padre si convinse. Arrivato a 59 anni, ci fu un decreto di una proposta di un disegno. Quindi uno disse: lui ha detto se vuole fare un disegno. Insomma, di legge che prolungava l'età pensionabile a 65 anni. Mio padre l'ha capito prima del telegiornale. E non è andato nemmeno a casa, è andato direttamente alla posta dove davano i soldi della pensione. Ha detto, incazzato, si è tirato sulle maniche, ha detto a tutti quelli che facevano i bollettini: scite, scite tutti, scite, dovete scite, porco Giuda, scite tutti, dovete scite, scite. Parte del vetro blindato, gli ha fatto. E che allora famo, dimo qui, no, cammeggia, ma che davvero l'aereo, oggi mi ci trovate, mannaggia, io porco, tutti dall'altra parte, come non si sentiva che il vetro era blindato, dice, ma che vuole, deve essere un terrorista sciita, si fa esplodere, oddio, diamo i soldi della posta, gliel'hanno messo in una cariola delle poste italiane, quelle gialle con la scritta blu, lui si è visto tutti questi soldi? Ha visto che a parlare chiaro se va, è andato verso casa.